anche se non esiste stagione per viaggiare, però la primavera è il periodo migliore dell'anno per appunto godersi un viaggio, una gita fuori porta, per godersi una città o scoprire luoghi magnifici. Dove andare? Beh, lo chiediamo ad una travel blogger i cui biglietti da visita sono intraprendenza e simpatia. Ha una passione sfrenata per i viaggi e per le eccellenze del nostro territorio. Il suo blog diario di viaggio si chiama Pugliese Around the World su manuelalenoci.com, dedicato a chi cerca la bellezza di ciò che ci circonda. Siamo collegati proprio con lei, con una cara amica, Manuela Lenoci, giornalista e travel blogger. Buongiorno, benvenuta Manu. Buongiorno, buongiorno e grazie, buongiorno a voi. Allora, facci sognare, quali sono i viaggi o le semplici gite fuori porta che possiamo fare in questo periodo? Viaggiare è sempre una bellissima scelta, quindi diciamo non ci deve essere un'occasione, anzi l'occasione dal mio punto di vista per viaggiare la si deve sempre creare, però questo oggettivamente è un periodo particolarmente allettante, come dicevi tu Paola, perché siamo a cavallo tra due ponti importanti, quello del 25 aprile che è una festa tutta italiana, e quello del 1° maggio, che invece è una ricorrenza, diciamo, internazionale. Quindi, se fai un po' due calcoli, con qualche giorno, con 3 giorni, barra massimo 5 giorni di ferie o di permessi, se si riesce a prenderli dal lavoro, si potrebbe anche riuscire a fare 11 giorni, 12 giorni di vacanza. Wow. Quindi, diciamo, è davvero molto allettante. Le possibilità sono molteplici. Però per, diciamo, spingere verso il nostro paese, il bel paese, l'Italia è ricca di eventi che possono essere culturali, enogastronomici, dedicati all'arte, alla storia, alla cultura. Infatti, proprio per dare qualche indicazione, stavo vedendo anch'io su internet, insomma, quello che potevo effettivamente anch'io fare durante questo weekend. Ho visto che in Veneto, per esempio, c'è proprio il 25 aprile l'inaugurazione della Biennale dell'Arte, quindi per loro c'è una doppia festa, sia perché c'è il santo patrono di Venezia, San Marco, sia perché c'è l'inaugurazione di questa mostra internazionale che coinvolge un pubblico dedicato, appassionato all'arte a livello proprio mondiale. Per chi invece è appassionato di rievocazioni storiche, ho trovato un evento molto molto interessante che appunto si svolge in Umbria. Sono reduce da un viaggio in Umbria, un po' diverso, però c'è praticamente questa rievocazione molto molto interessante che si chiama La Corsa all'Anello, che proprio si inaugura intorno al 26 aprile e continua fino al 3 maggio con questi, cavalieri e cortei storici in costume d'epoca. È un evento simile? Però di maggiore portata, e si svolge ormai da tanti anni anche in Puglia, ad Altamura, nello stesso periodo, e si chiama Federicus ed è molto molto bello, perché questi eventi che dedicati alle rievocazioni storiche non fanno altro che migliorare e rendere più vivibile il centro storico proprio durante le giornate di festa. Benissimo, quindi ce ne sono tanti altri, non so se vuoi qualche altra idea anche all'estero. Ecco, dai, andiamo all'estero. Sì, anche Leonardo, perché io volevo chiedere, quindi per il 25 aprile o Umbria, Veneto o Puglia, quindi diciamo nord, centro, sud. Nord, centro, sud, però diciamo si può andare anche in Lombardia, a Roma, per esempio là, chi è appassionato di arte? Arte davvero, sia a Milano che a Roma ci sono alcune delle mostre più interessanti sul panorama italiano. Per esempio a Milano c'è la mostra di Picasso, c'è Renoir, c'è De Nittis, e Roma invece è la patria del teatro, ma anche fare una passeggiata nelle zone appunto di San Pietro, Castel Sant'Angelo o Piazza Navona arricchisce non solo la vista ma anche il cuore, certo, come per Roma la città eterna è sempre sempre bella. Assolutamente. Però diciamo per un po' di brio, poi volevo citare anche un altro evento molto molto bello per chi vuole rimanere in Puglia, anche che a me piace molto, ho partecipato lo scorso anno e con ogni probabilità parteciperò anche quest'anno. C'è un festival internazionale dedicato agli aquiloni. Sì. Questo è un festival proprio per tutta la famiglia ed si svolge a Margherita di Savoia, proprio sulla spiaggia, quindi complice il bel tempo, genitori e bambini insieme, guardando
rivolgendo lo sguardo verso il cielo, potranno vedere questi meravigliosi arcobaleni che arrivano da tutto il mondo, quindi dalla Cina, dall'Australia, dal Giappone, dalla Spagna, dalla Germania, comunque dappertutto, che animeranno e coloreranno i cieli pugliesi di Margherita di Savoia. Quindi davvero è molto, 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 molto bello e ripeto, l'ho toccato con mano lo scorso anno e mi è piaciuto moltissimo. Infatti, chi Per ti gli amanti segue, del popolo della notte. sì, Manu, chi ti segue sui tuoi social, Instagram in particolare, hai fatto proprio un video di quando sei stata a Margherita di Savoia. Infatti, non so se l'abbiamo, se ce l'abbiamo, chiedo alla regia, però comunque poi diamo tutte le indicazioni su come Ti dà seguirti. un'idea Sì, esattamente, quel video quando l'ho si. già girato ed è Ecco, molto quando si svolge questo evento? Perché non so se si è capito, mi piacerebbe andare. Quando? A molto. fine. Si svolge dal 26 aprile al Ok. 5 Ah, maggio. bene, bene, ci C'è andremo. tempo. Quindi, Si può per ecco. entrambi, esatto. Ecco, che Dà meraviglia. Che un'idea. Comunque il cielo è pieno anche, proprio, ripeto, è la festa della famiglia. bello, meraviglioso. Ecco, quindi Molto, questi molto sono. bello. Sì, qui diciamo, qui ho fatto un po' Grande, Mauro. l'acrobata, perdonatemi. No, ah, chapeau, anzi, altro che. Allora, In e io ne, passato allora, ne sono approfitterei, stata Manuela, un'esperta visto che hai fatto ginnastica. l'acrobata, ne approfitterei per consigliare Parigi, visto che è l'anno delle Ah Olimpiadi, no? beh, Quindi. certo. Andiamo alle Olimpiadi di Parigi. Esatto, diciamo come spettatrice, le Olimpiadi le ho viste una volta quando si sono svolte a Londra. E sono andata a vedere una gara di canottaggio e ho potuto apprezzare anche come giornalista, naturalmente, Casa Italia. Quindi per chi dovesse avere l'opportunità, Casa Italia all'interno delle Olimpiadi è veramente qualcosa di incredibile, ti fa vivere proprio l'emozione della competizione e senti forte i colori della tua bandiera, della tua terra. Ok, dove siamo arrivati? Consigli per il popolo della notte, ho capito bene, stavi dicendo, Manu? Consigli per il popolo della notte. Forse sarà stata, non so, una scelta casuale, però per chi non è mai stato a Ibiza, a partire dal 26 aprile, 26, 27 e 29, ci sono le tre più grandi opening delle discoteche, ovviamente, che ci sono in quella zona. Una di queste, che è quella che si inaugura il 27, è l'Ushuaia. Quando sono stata a Ibiza, ero qualche anno fa, insomma, ero più giovane, ma amavo, diciamo, avevo la stessa passione per i viaggi che ho oggi e sono andata in questa discoteca meravigliosa che ospita, è una discoteca a cielo aperto, che ha anche un albergo che perimetra tutta la discoteca. Quindi per chi Pensa. volesse può prendere una stanza per dormire lì, magari, non so, lasciarsi andare un po' al divertimento e non correre nessun rischio per mettersi alla guida, quindi del Ecco. motorino o dell'auto in stato di ebbrezza. Quindi Perfetto. divertirsi ma con cautela. Benissimo. Allora, no, tu Ibiza no, meglio che tu con la famiglia vada a Margherita di Savoia, nonostante tu sia più giovane di noi, però. Allora, una cosa interessante, Manu, il glamping, questo nuovo modo di fare campeggio, che secondo me è perfetto per chi non vuole in qualche modo dormire in tenda o in campeggio come quando avevamo 18 anni. È appunto il futuro del campeggio. Si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale, ma si sta diffondendo in varie forme. Quella che ho potuto toccare con mano è stata appunto la bubble glamping, cioè dormire in una bolla, diciamo in plastica rigida, in PVC rigido, gonfiabile, che è, diciamo, tenuta accesa e calda tutta la notte e ti dà l'opportunità di dormire, soprattutto se è collocata in un posto, in un bosco, in un posto un po' isolato sotto le stelle, ti dà l'opportunità davvero di vivere una notte speciale e una notte romantica. La cosa più bella è il silenzio della natura, l'atmosfera e diciamo in qualche modo è anche comoda perché tu dormi in questa bolla con un letto matrimoniale all'interno e soprattutto la cosa più caratteristica, almeno in Basilicata, io sono stata al bubble glamping in Basilicata, quindi proprio vicino un po' nella terra, nella regione appunto, non i nostri cugini, Sì. e lì praticamente avevano il materasso, quello termico. Quindi dormire tutta la notte con quel tepore bello è stato molto, molto, molto particolare, anche perché io sono stata proprio la notte di Pasqua dello scorso anno, quindi è stato molto, molto bello. Ma un suggerimento soltanto, è una bellissima esperienza da fare, ma queste strutture
non danno la possibilità di chiudersi all'interno ermeticamente. Quindi sono ubicate in posti sempre sicuri, con una guardiania, quindi c'è attenzione. Però per chi invece vive chiudendosi a chiave o stando nella massima sicurezza, diciamo bisogna un po' dormire rilassati con la consapevolezza che la porta non è chiusa ermeticamente. Ok, bene. Quindi Ecco, questo Manu. destabilizza un po'. Ecco, immagino. Manu, perdonami, una comunicazione di servizio. Spostati un po' più centrale così ti vediamo nella tua interezza, anche se... ok, perfetto, perché come vedi abbiamo il riquadro di sopra che poi inquadra i sottoscritti. Tu vuoi chiedere qualcosa, Leo? Io vorrei chiedere Tante tante cose, cose. però diciamo mi limito a fare, come dire, il tramite tra chi può viaggiare e chi ha viaggiato, quindi nel nostro caso la nostra Manuela, chiedendole se è possibile viaggiare con un bagaglio a mano il più leggeri possibile. Bisogna organizzarsi, tutto è possibile se si è animati dalla voglia di uscire dalle proprie abitudini, dalla propria zona di comfort. Diciamo che negli ultimi anni c'è questa tendenza, soprattutto che sta spopolando in Italia, infatti il prossimo fine settimana, cioè il prossimo venerdì e sabato, 12 e 13, ci sarà infatti Cammini Aperti, che è un evento che promuove questa nuova formula di turismo slow. Ecco, in questa, diciamo, partecipando a un cammino, oltre che avere un, tra virgolette, un piccolo physique du rôle, o comunque un'attitudine a camminare, bisogna viaggiare leggeri, con uno zaino in spalla che ti accompagna sempre e non ti abbandona. Quindi bisogna cercare di portare tre pezzi, quindi tre cambi intimi, tre magliette e tre pantaloncini o comunque qualcosa, di modo che tu possa viaggiare leggero. Non si possono fare forse, dipende dal carattere, dalle abitudini, forse fare le vacanze totalmente in zaino, a meno che, ripeto, non vai magari a fare un cammino o non viaggi per un fine settimana, diciamo in quest'ottica è possibile. C'è una tendenza che leggevo proprio qualche giorno fa su internet, però è troppo, diciamo, avveniristica e futuristica per noi, forse, almeno per me. È una tendenza che sta spopolando in Giappone ed è quella del rental, di noleggiare tutto quello che ti serve durante la vacanza, di modo che tu possa partire proprio senza niente con lo zaino. C'è una società di rental che un mese prima, ovviamente, a un mese prima tu fai una specie di lista della spesa di indumenti e di cose che ti possono servire in base allo stile della tua vacanza, e loro te le fanno trovare nei vari alberghi in cui tu devi andare. Non hai neanche la problematica o il problema di portarti la biancheria o le robe sporche dopo che le hai utilizzate. Non so se arriverai in Italia, però non è male I come giapponesi idea. sono sempre avanti, Sì, i giapponesi sono incredibile. sempre avanti, sì. I giapponesi Sono sono sempre coloro... avanti. Ecco, sono coloro i quali, correggimi se sbaglio, hanno inventato quelle camere d'albergo, chiamiamole così, che sembrano davvero dei loculi, pertanto, per quanto sono piccole, le sleeping room si trovano anche La in alcuni sleeping aeroporti. Ecco, quindi puoi dormire proprio in posti piccolissimi, magari tra un volo e un altro. Eh sì, anche questo, Sono vedi? degli ottimizzatori, più che la bellezza loro guardano la praticità, sono Bravo, pratici. Noi esatto. invece amiamo tutto quello che invece può regalarci il sogno, anche per noi la vista è un senso Eh molto sì. importante. Diciamo, per noi dormire in un loculo sarebbe un incubo, e quindi la domanda è: quali sono gli incubi più comuni dei viaggiatori? Diciamo, ogni viaggiatore ha le sue peculiarità. Io posso sicuramente dirti quelli che sono i miei incubi, che magari possono Dai. sembrare paradossali, ma invece sono molto comuni. La maggior parte dei viaggiatori, soprattutto quelli che viaggiano in aereo, hanno il terrore dei vuoti d'aria. Io. Cioè, la paura più comune è che possa cadere l'aereo, che possa succedere una qualunque cosa, quando poi in realtà l'aereo è il mezzo di Più trasporto tra i più sicuro in sicuri assoluto. perché è soggetto a molti, 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 molti controlli. Recentemente, forse una delle paure più comuni è anche trovarsi magari in luoghi dove inaspettatamente si è coinvolti in qualche attentato terroristico o in un incidente. Diciamo, questa è una paura molto crescente ed è anche, credo, giustificata, dati tutti gli ultimi episodi internazionali. Poi magari dimenticarsi il passaporto da qualche parte, impazzire, andare, insomma,
Quelle, però il vuoto d'aria in assoluto, essere scippati, insomma, Certo. qualcosa legata a questo. Questo sì, Legata fa alla paura. sicurezza, Sì, potremmo dire, ecco, per riassumere. legato alla sicurezza. Oppure un altro incubo adesso viene in mente è quando magari non prenoti in un albergo, bensì in un B&B oppure Airbnb e magari ti viene il dubbio dopo che hai pagato in anticipo la camera o l'appartamento che l'appartamento non esista. Non so se io ogni tanto ho il terrore di questo. È una preoccupazione fondata, Paola, fondatissima, anche perché bisogna appunto stare attenti quando prenoti, soprattutto online e in maniera autonoma, bisogna stare attenti alle truffe. Quindi è sempre bene rivolgersi anche online a delle agenzie consolidate. Quindi leggere sempre tutte le 15 milioni 200 mila recensioni fino a pagina 75 e mai fermarsi al primo rigo, perché il primo rigo è sempre quello che dice che tutto va bene. Sì, Invece sì. bisogna arrivare fino in fondo, arrivare fino in fondo e capire cosa si può fare. Allora, Manu, noi ti possiamo seguire. Chiedo alla regia di mandare in onda il sito manuelalenoci.com, sul quale c'è anche il tuo blog, A Pugliese Around the World, quindi una pugliese. Ah, purtroppo siamo collegati via WhatsApp, quindi non possiamo farlo, però manuelalenoci.com, ma abbiamo visto, grazie anche ai tuoi social, alcuni video che ti ritraggono in giro per il mondo, ad Atene, anche ecco, presentando le eccellenze del nostro territorio. Ecco, questi ed altri video li troverete sui canali Instagram di Manuela Lenoci, anche su Facebook e poi a Pugliese Around the World. Poi potrete rivedere anche questa intervista sui nostri canali. Che dire, grazie di cuore per essere stata con noi. Possiamo strapparti una promessa a tornare a trovarci? Molto volentieri, promessa, cercherò di mantenere la promessa e vi ringrazio anzi per il vostro invito, sono stata molto bene, è sempre bello parlare con colleghi, amici, insomma, di quello che è appunto il mio sogno nel cassetto, viaggiare, girare il mondo, conoscere i territori e confrontarmi con gente di altre culture, che per me è il valore aggiunto in qualunque esperienza. Bene, grazie, grazie di cuore. Grazie. Manuela Lenoci, giornalista e Grazie a voi, a blogger. Ciao, presto. alla A prossima presto. occasione. Ciao, a Grazie. presto. E allora andiamo in pubblicità, Paola, subito dopo l'ultima parte di Just Today che apriremo con Dritto al cuore di Don Francesco Armenti, ma prima pubblicità.